Siamo al Parco Pozzi. In questa zona del parco il 2 dicembre sono stati piantati circa 100 alberi, un albero per ogni bambino nato nell'anno 2001. Ciascun albero reca la targhetta con il nome del bambino. Qualcuno però ci ha detto che in quest'area del parco non esiste sistema di irrigazione. Così oggi, 26 dicembre, vediamo le condizioni degli alberi. Quest'albero di Aldo Maria, come si vede, presenta foglie secche per fame d'acqua. Stessa cosa per l'albero dedicato a Mario. Così per quello di Rebecca. La storia si ripete per quello di Umberto. E non è un caso, proseguiamo nella nostra passeggiata, guardiamo gli altri. Anche questo dedicato a Marco non sta in buone condizioni. E questo di Giulia presenta addirittura tracce di malattie, di malessere. E qui troviamo il top della situazione, è un albero senza targhetta, quindi anonimo, evidentemente è caduta anche la targhetta per mancanza di acqua. E in quest'albero non c'è una foglia verde, nulla di verde. Tutto questo dipende dalla mancanza di irrigazione, sostituita in questi giorni dalla pioggia naturale. Però se si pensa che sull'aiuola di fronte c'è l'impianto di irrigazione, la domanda viene logica: perché non scegliere questa per piantare i 100 alberi?